Ciao ragazzi, bentornati su questo nuovo episodio del Wild Capo Nord di agosto 2022. Mi sono fatto un po' attendere, ma ci sono stati eventi e molto da fare. Stiamo infatti rinnovando un po', verniciando, pitturando, imbiancando. E ringrazio tutti quelli che sono venuti all'Open Day. È stato un fine settimana molto intenso, molto bello. Abbiamo celebrato questo incontro con una tendata nel bosco a 1000 metri. Cielo stellato, bellissimo. È stata una prima occasione per molti di voi di sperimentare il bivacco avventura. È stato un modo di conoscersi meglio davanti al falò ed è tutto più o meno incentrato sullo spirito del Wild Capo Nord. La novità più grande di questo video è che sono finalmente aperte le prenotazioni per il 2023. Quindi, cliccando nel link in descrizione, saprete il nuovo itinerario, il nuovo programma, nuove date per luglio e agosto. E a fondo pagina c'è il modulo da riempire per iniziare la vostra prenotazione, così che sarete voi i protagonisti degli episodi dell'anno prossimo. Io vi saluto, vi auguro buona visione, un saluto anche ai ragazzi d'agosto, un abbraccio e a presto. Ciao! Capo Nord in moto, uno dei viaggi più belli del mondo. 10.000 chilometri, 11 paesi, infinite emozioni. Ma attento, non farti ingannare dai paesaggi mozzafiato, dalle strade bellissime e dalla magia di quell'iconico globo, perché il Wild Capo Nord è molto, ma molto di più. Wild Capo Nord significa passione per la natura e per il bivacco avventura. Ci laveremo nei fiumi e cucineremo scaldati da un falò. Conquisteremo Capo Nord stringendo nuove importanti amicizie. Realizzeremo un sogno in moto, condividendolo con altri appassionati. Faremo gioco di squadra, risolveremo imprevisti e vivremo un'avventura che renderà questo viaggio a Capo Nord unico ed indimenticabile. Ma adesso goditi questo nuovo episodio e se vuoi approfondire, vieni a conoscere il Wild Capo Nord agli Open Day che abbiamo organizzato presso Motoviaggio Store. Trovi tutte le info in descrizione. Al circolo polare artico con la propria moto. Sta benissimo. Brividi di emozione, non di freddo. Bene. Bellissimo, meraviglioso. Allora vi faccio una foto col drone. Troppo caldo però. Ecco il mitico Valerio, gli ho detto superami però poi gira subito. Meraviglia. Allora mentre aspettiamo che apri vi faccio un po' di foto col drone. Sei pronto? Come mai va dalla più carina? Eh? Oh yes. Vai. Fai vedere cosa c'è? Capo Nord? No, sarà RM. Carino è questo. Ah, qua, proprio qua, vedi? Bello. Bene. Bell'amaro. Ole. Anello di fidanzamento, eh? Sì.
Ah, pure il carrello la spesa. Aiaia, sento cifre importanti andarsene. Ma la domanda è: avete spazio vuoto nelle borse? Perché senza quello. Io l'ho comprato questo nel 2020, ce l'ho ancora. Buono, molto buono. Solo che non so se si fa sacchetta. C'ha la sacchetta, però guarda se è in tasca, di solito la mettono qua. Questo è ottimo, la metto sotto la jack. Mi fai un po' concorrenza, però non dico niente, dai, via, non dico niente, dai. Che fa acquisti. Che uomo. Guarda che lo devi pagare. Ah, no, no. Se trovassi in moto un animale così davanti, che faresti? Perché è grande, cioè, caso un cavallo. C'è la scelta: o cambi e sali su lui e torni con lui, oppure chiedi semplicemente permesso sperando che ti faccia passare. Hanno molta paura delle moto, scappano subito. Però li vediamo a volte, a bordo strada ci sono. Speriamo, speriamo bene. Compra tutto, vale. La mia figlia mi ha chiesto un portachiavi. Comprate tutto, ragazzi. Portiamo un po' di soldi a questo paese povero. Questo povero paese. Comunque, ragazzi, buongiorno a tutti. Come vedete, si parte subito a bomba. Circolo polare artico. Ci sono, ve lo dico subito, 17 gradi. E è stato un momento molto emozionante. Adesso siamo diretti verso l'imbarco del traghetto che ci porterà alle Lofoten. Il sole è davanti a noi. C'è timidamente un po' di sole. Dobbiamo solo continuare a viaggiare per scoprire quando il cielo si aprirà, quando le nuvole spariranno. Però finché non piove siamo tutti contenti. Per cui a dopo, ragazzi, ciao. Ah, ragazzi, purtroppo anche oggi un'altra giornata con 25 gradi, è già la seconda e non ne possiamo veramente più. Guardate la faccia, la tristezza dei ragazzi. Con il rimborso? Sì, rimborso meteorologico. Guardate, già mi lamentavo, dicevo già il secondo giorno sopra i 20 gradi. Come va, ragazzi? Mi spiace. Peccato, guarda, peccato. Mi spiace. Chiedo scusa. Per la fortuna, bacia gli audaci. Scusate se vi ho fatto prendere roba invernale. Giorgio, tu, la tua saggezza, di qualcosa. Beh, che ti diverti sto fiumicino lì, dove è carino. Ho fatto un po' un giro strano per arrivarci, perché secondo me abbiamo allungato un pochino da Roma, però carino, carino. Dai, grazie. Se non ci sono, ce l'hanno loro le altre. Sì. Una a testa, eh? E Fabio, ti conviene mettere il cricchetto dall'altro lato. Lato del cavalletto, perché tira, se no poi tira verso l'altro lato e ti cade la moto. La crema solare? Sì! Grado? Eh? Grado 30? No, protezione 50. 50. Un calabrese protezione 50? Non ci credo. Come si sta? Ma a 1000. Da 10? Grande. Sembra di essere sulla nave di Love Boat, questo sole. Non ti nascondere.
vedere, fammi vedere che ti ha preso a mangiare. Ho visto, sai. Buon appetito. Grazie. Ok, abbiamo un'ora di traghetto, forse meno, perché siamo stati giù a legare le moto e poi scendiamo giù all'Udingen e poi facciamo il pieno benzina e poi andiamo in albergio. Eccoci, Urbecca, veramente tutte. Alta cucina questa, alta cucina delle Lofoten. Potete vedere qua un salame di prima foca. Questo è riconosciuto un po' a tutto il mondo. Pomodoro freschissimo direttamente dal Salento, dalla terra dei fuochi per essere preciso. E qui abbiamo un formaggio. Bilanciamoci, cosa sarà? Questo secondo me è una fontina Gran Riserva targata 92 o scaduta nel 92, lo scopriremo a breve. Sì, 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 un bacio. Allora, buon appetito, caro. Guarda, come scodinzano davanti alla cassiera, mamma mia, guardami! Ragazzi, guardate il sole della Lofoten! Bellissimo! Bellissimo! Bello, bello, bello! Domani, se è così, i ragazzi avranno un bel regalo! Bravi! Oh, si va! Via! Guardate, siamo nell'albergo che è prenotato per due notti, ma Vincenzo dorme nel parcheggio in tenda. Grandissimo. Non ti disturbo, dai, sei al telefono, dai. Ci vediamo dopo per cena. Ciao. Ciao. Anche tu asciughi? Asciugo perché mai già asciutta, eh. Ma tre minuti, eh. Beh, tutta fibra sintetica, dai. Ci vediamo dopo, ciao. Con questo traghetto che ci traghetta, a noi non ce ne frega un cazzo, apriamo a manetta. Giusto domani, no? Giusto per domani, tenerci in tema. Un sondaggio, ragazzi, alzi la mano chi si fa ritirare la patente domani. Buon appetito.